Buongiorno cari amici, sono Fiorella, ovvero Nostra Signora. Oggi il Maestro Alan ci spiega il vero significato dei vari riti: matrimonio, funerale, battesimo, eccetera, eccetera. Ascoltiamolo come sempre molto attentamente, molto interessanti sono le spiegazioni. Sono Alan, preziose creature. Noi vi abbiamo portato Fiorella, ovvero, come dice lei, Nostra Signora. Sapete che il Vangelo lo racconta. C'era Giovanni il Battista, che nel fiume battezzava il Signore e a gran voce diceva: «Io non son degno a colui che deve venire a lacciare i sandali. Raddrizzate le vie, verrà colui di cui si sono scomodati troppi popoli alla sua ricerca». Ora Giovanni il Battista è colui che ha scritto l'Apocalisse, e già allora era al seguito del Signore. Udite, udite, udite. Giovanni Evangelista era la stessa persona. Ello si prodigava affinché il Signore della terra non mancasse nulla, ma in tutti, tutti, proprio tutti i sensi, nel bene e nel male. Oggi vogliamo rivelare la storia del Giovanni Battista. Intanto, battezzare non significa affatto ciò che voi pensate. Battezzare significa essere alla fonte dell'acqua pura e attraverso le botte, batte, azzerare, si azzera il tutto, tutto, tutto. Ecco svelato l'arcano, perché si dice che si battezzano i bambini, perché rinati nella purificazione, rinati da tutte le vicissitudini, purificati, si torna a Dio. Il vostro battezzare non significa altro che questo. Ora uno dice: ma perché allora tutta questa ansia se i bimbi non sono battezzati? Inutile, o no? Cosa hanno fatto queste creaturine? Sono nate pure, ma diventeranno tutt'altro. Ora vi spiego perché il rito del matrimonio, quello funebre, comunione, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto serve, e se serve, serve per indicare il tutto, ma che è tutt'altro di ciò che voi pensate. Prendiamo il rito del matrimonio. Sapete perché si giura davanti a Dio? Perché ogni matrimonio, oppure, meglio spiegato, ogni unione dice in sostanza questo: ogni creatura che si lega sulla terra è legata dal cielo, nel senso, viene unita nella brutta, bella o cattiva sorte. In questo ci aiuta a capire il disegno del destino. Così tutto si capisce meglio. Ecco che da voi si pensa così, come si dice. Ma in realtà voi vedete che ogni legame
e o famiglia è legata da buona e o cattiva sorte. Nulla ha a che vedere con la Chiesa. E tutto questo ora lo sapete meglio. Quando dicono: non divida l'uomo ciò che Dio ha unito, spiega esattamente questo. Tutto viene unito dal famoso disegno del destino. Non c'è niente da ridire. Tutto, tutto, tutto va come deve andare. Ecco perché nel matrimonio succede di tutto e di più. I divorzi, le separazioni, ma tutto, il bene e il male, tutto è unito da un preciso disegno divino. Ecco perché ora potete capire che la Chiesa non c'entra niente. Passiamo ora al rito funebre, quello che da voi tocca ogni limite. Sapete perché si accompagna il trapassato o il morto? Perché tutti coloro che lo ricordano e lo accompagnano nella nuova vita hanno avuto a che fare con lui per motivi affettivi. Ecco spiegato l'accompagnamento in miglior vita. Ora capite che con le nuove spiegazioni la Chiesa ha veramente finito di far neticare. Che dire poi delle nuove leve, nel senso le unioni gay. Cosa non si è inventata la Chiesa? Tra malattie e balle varie hanno fatto sentire questi poveri cristi diversamente abili. Beh, se di handicap si può parlare, allora parliamo di loro, che seppur più froci, gay e vergognosamente nascosti tra unione gay, pedofili, famiglie nascoste, tra egregi cardinali che si fanno le più famose signore della cosiddetta alta società. Beh, allora, cari miei, l'handicap nella Chiesa è così radicato che sembrerebbe che Dio i diversamente abili li abbia raggruppati nel clero. Ma non solo. Se io vi dicessi che ci sono più figli illegittimi di preti padroni, beh, cari, cari figli miei, la Chiesa verrebbe odiata per il resto dei suoi giorni. Ma noi non siamo qui per questo. Noi siamo qui per dire la verità. E basta così. L'illusione a questo porta. Tu pensi che lì ci siano i migliori, quando invece nella divisa clericale c'è di peggio del peggio. Ma qui mi fermo. Avete mai capito perché si dice non è l'abito che fa il monaco? Perché non si dice non è l'abito che fa la persona? Le persone, si sa, sono perverse di natura, ma nella gente comune è risaputo. Mentre nelle loro tane nulla trapela, se non il fulcro della ipoteosi di un clero corrotto, marcio e straviziato. Ma così deve figurare. Se così non fosse stato,
l'umanità non si sarebbe salvata, perché il marcio non avrebbe avuto fine a se stesso. Pensandoci bene, visto che la vogliono morta e parlo di Nostra Signora, perché non vi preparate voi, corvi maledetti da Dio e i suoi angeli, a passare a miglior vita? Non avete letto il terzo segreto di Fatima? In cima al cambiamento ci siete voi. E tu, Ratzinger, che di razzie ne hai fatte così tante che hai preferito il ritorno del mantello di Ermellino. Già, così si nasconde meglio il tuo libro morboso di sanguinose lotte all'interno del Vaticano. Vero, Ratzinger? Qualche guardia svizzera ne ha fatto le spese. Vero, vergognoso? Tra il letto e la fune ci correva non molto spazio. Vero, Ratzinger? Adesso datti da fare, a sparire nei dintorni di Nostra Signora, se non vuoi far perire altre persone. E se non ti basta, sappi che tra non molte settimane faremo nomi, cognomi, indirizzi, banche varie che hanno pieni i forzieri di soldi arraffati alla povera gente. Vergognati quando impartisci l'urbis et orbis. Pensa come siete messi e con che coraggio fai ancora così. Scemo di guerra santa, non sai che Dio non teme nessuno? Amen no, ma alleluia sì. Nota bene, allontanatevi all'istante da Nostra Signora, prima che perite in malo modo. Ecco amici, interessante, vero? Cosa Dio ci trasmette? Che Dio sia lodato. Ora tutte le verità verranno a galla. Che dire? Che beffa Dio! Come beffardo ha scelto una donna, una semplice creatura, per scombussolare l'infinito della vergogna dell'essere umano. Quello che si sentiva il rappresentante di Dio sulla terra. Grazie amici per la vostra presenza, per il vostro ascolto e per le vostre riflessioni. Alla prossima!